e ha promesso di tornare a sposare definitivamente la nostra umanità, di portarci finalmente a casa. Buona domenica, cari fedeli. Ciao a tutti. La parola che oggi facciamo nostra per questo nuovo tempo, per seguire ciò che lo Spirito Santo sta facendo di nuovo, è la parola parolona, parolaccia, escatologia. Non si dicono le parolacce. Escatologia. Perché ogni volta che celebriamo l'Eucarestia, ripetiamo, annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Cosa vuol dire escatologia? Sono le cose ultime, la fine dei tempi, anzi, il fine del tempo, che ogni volta che celebriamo l'Eucarestia, celebriamo. Lì dentro si compie un passaggio, un tempo che non è il nostro, che inizia ad arrivarci vicino. L'affiutiamo questa cosa qua, l'annunciamo, la attendiamo e continuiamo a ripetere. Se guardiamo anche le domeniche tra la fine dell'anno liturgico e l'inizio dell'Avvento, vieni Signore Gesù, c'è questa attesa che permea tutta la liturgia e quindi è qualcosa di molto importante, ci porta a riscoprire dove stiamo andando con la storia. E allora capite anche voi che cosa attendiamo è molto importante e a volte forse anche nella predicazione nostra non predichiamo più. Una volta c'erano i novissimi, ti ricordi Don Manuel? Non c'eravamo ancora, però ci sono, il catechismo della Chiesa Cattolica, i novissimi, il giudizio, l'inferno, il purgatorio, il paradiso. Paradiso. Ecco, il compimento della salvezza. Noi siamo fatti per incontrare il Signore alla fine della vita. È la fine dei tempi, crediamo nella resurrezione dei morti. Ci sarà il giudizio finale. Lo diciamo sempre nel credo. E aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Perché è importante, penso, oggi recuperare questa dimensione. Oggi ci siamo quasi appiattiti su questa terra, come se tutto fosse qua, come se tutto finisse in modo così, orizzontale. No. E allora vediamo tante persone che passano la vita da un piacere all'altro e perché non vogliono pensare alla fine della vita, e allora meglio fuggire. Pochi pellegrini, ma molti fuggitivi, Però, c'è un però. Dio dice un ma su questa fine, come la intendiamo noi, perché Gesù ci ha già salvati da questo, è risorto, la morte è vinta, è già sconfitta, è Lui la parola definitiva e ha promesso di tornare a sposare definitivamente la nostra umanità, di portarci finalmente a casa. Perciò in questo mondo noi siamo pellegrini, siamo in questo mondo ma non di questo mondo, la nostra patria è nei cieli, la nostra carta d'identità porta il timbro del paradiso, non di questo tempo che è di passaggio. E allora questo tempo che viviamo da pellegrini diventa il tempo in cui troviamo di nuovo la strada di casa, ci convertiamo a quest'altro fine. Alla fine allora verrà svelato il segreto della storia, di ogni storia, della mia storia, della tua storia personale e di quella del mondo. E le contraddizioni saranno sciolte. E si vedrà tutto quanto dal punto di vista di Dio, vista paradiso, bellissimo. Un'esperienza che già ora possiamo vedere, ma che godremo pienamente quando saremo davvero il tutto in tutti, come dice San Paolo. Tutto tornerà ad essere unito. Finalmente il regno dell'amore avrà il vero trionfo. Cosa resta alla fine? Alla fine resta l'amore. Cosa resta alla fine? Alla fine restano le relazioni. Ed ecco allora che qui dentro troviamo la speranza. Non la speranza di andrà tutto bene, perché questo sappiamo che è un incitarci a qualcosa che non sappiamo dove ci porta, ma quella speranza che ci permette di dare senso ad ogni cosa attraverso l'amore. Buona domenica, buon cammino a tutti. Ciao! Ciao!